La chiesa del Cristo Re a Pescara non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto porgere l'ultimo saluto a Marina e Ludovica, madre e figlia uccise domenica scorsa dal marito e papà Fausto Filippone. Nella chiesa dei Colli di Pescara ad officiare la funzione è stato l'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha accolto sull'altare la bara bianca della piccola Ludovica di appena 10 anni e quella beige di Marina Angrilli, 51 anni, insegnante del liceo scientifico Da Vinci di Pescara. Il male le ha rapite, ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo pregare insieme perché trovino la pace eterna, ha detto il vescovo all'inizio della cerimonia, a cui hanno partecipato in rappresentanza della città il sindaco di Pescara Marco Alessandrini assieme al presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli. Questa crudezza della morte che ci colpisce sempre e ci colpisce in maniera violenta, ha continuato Valentinetti nella sua omelia, è sempre qualcosa che nega la vita. Il Monsignore ha poi ricordato Ludovica, bambina sveglia e intelligente al di sopra della media. Chiaramente, grazie all'aiuto dei psicologi in classe, si è riusciti un attimino a fare un po' il punto della situazione, cercando di calmerare un pochettino questi bambini, perché chiaramente sono sgomenti, sono bambini che non conoscono la cattiveria, i bambini sono anime innocenti. Ecco perché noi la comunità ci ha lasciato così senza parole, sgomenti, perché la bambina Marina non meritavano tutto questo, quindi noi comunque come genitori cerchiamo di dare una spiegazione per quello che possiamo fare per cercare di calmare i nostri bambini. In seguito spazio anche al ricordo della madre professoressa Marina, affidato ai suoi alunni con l'appello affinché donne e bambini non siano mai più vittime di violenza. Amatevi e amateci, magari cerchiamo di amarle un po' di più, un po' meglio se ci riusciamo, francamente altro non mi sento proprio, non sono in grado.